Buonasera a tutti e a nome del gruppo Cybersicuro del Canton Ticino vi do il benvenuto a questo webinar dedicato alla nuova legge sulla protezione dei dati svizzera, un tema che il gruppo ha trattato in precedenza in modo settoriale, in modo particolare con il settore delle aziende, delle imprese, in modo il settore della sanità e oggi lo faremo con il contesto della scuola, la scuola in Canton Ticino. Gruppo Cybersicuro è un'unità speciale nominata l'anno scorso dal Consiglio di Stato per ciò che riguarda le attività che coinvolgono la sicurezza informatica e quindi, considerando anche la nuova legge sulla protezione dei dati, tutto ciò che riguarda la trattazione del dato confidenziale e sensibile. L'obiettivo di questo webinar non è dare ricette precotte da adottare domani all'interno della scuola, non è dare dei nuovi regolamenti, ma l'approccio è orientato al dibattito, al confronto. Lo faremo con tre ospiti molto importanti a livello locale e uno a livello nazionale che condividerà con noi delle esperienze interessanti con lo scopo di capire quale sarà l'approccio che la scuola adotterà in relazione a questa nuova legge che verrà applicata in Svizzera, si dice, dall'estate del 2022. Quindi c'è il tempo, lo scopo non è fare terrorismo, ma capire un pochettino quegli elementi fondamentali grazie ai quali ci si potrà organizzare. Alla fine avrete l'occasione di fare domande, quindi lo stimolo è seguire il dibattito per poi formulare le domande attraverso la chat line che io andrò a leggere, poi a pubblicare e andrò a indirizzare le domande agli ospiti in funzione dei contenuti che andrete a scrivere. Direi di partire quindi dando la parola al direttore del Dipartimento delle Istituzioni, che è il dipartimento che guida il gruppo Cybersicuro in collaborazione con il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia e il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, l'onorevole Norman Gobbi, con un saluto di benvenuto formale registrato per motivi professionali non potrà essere con noi questa sera. Grazie del messaggio. Buonasera, benvenuti a questo webinar incentrato sulla nuova legge sulla protezione dei dati, legge federale, applicata al mondo formativo. Tutta l'attività del gruppo Cybersicuro, istituita dal Consiglio di Stato nel 2021, è proprio stata incentrata su questa legge che è prevista entrerà in vigore col 1 gennaio 2022. Una legge che è stata adottata dal Parlamento federale lo scorso anno, ma che evidentemente ha bisogno di essere implementata dal punto di vista dei vari settori, nei vari organi e soprattutto deve essere anche diffusa a livello di conoscenza. Questi webinar servono soprattutto ad aumentare la consapevolezza di questa legge federale, dall'altra parte capire come può impattare sull'operatività nei vari settori. Infatti, quello formativo è uno dei settori che abbiamo coinvolto proprio nell'ottica di aumentare la consapevolezza. Lo abbiamo fatto col mondo economico, l'abbiamo fatto col mondo sanitario e oggi tocca al mondo formativo. Ci sarà poi un ulteriore evento, quello di una conferenza molto più ampia nel mese di ottobre. Il gruppo Cybersicuro ha l'obiettivo per il Consiglio di Stato di diffondere quello che è la consapevolezza che il cyber è una dimensione importante nella nostra vita, sia per le interazioni sociali, sia per le interazioni economiche, ma anche e soprattutto per le interazioni di carattere formativo. Lo abbiamo ben visto lo scorso anno, quando molte delle nostre scuole hanno dovuto chiudere e l'interazione classe-docente sono avvenute soprattutto a livello elettronico. Dobbiamo pensare che la sfera privata, anche in ambito digitale, è sempre più pressante. Lo abbiamo visto col GDPR europeo, che è sostanzialmente quello che poi è stato trasposto nella legge federale elvetica. Legge federale che cerca di tener conto delle varie differenze, soprattutto però deve essere allineata per essere compatibili a livello di legislazione, proprio perché le interazioni non si fermano attorno ai confini nazionali, ma anche in ambito formativo, come economico o sanitario, e passano oltre. Auguro a tutti voi una interessante e approfondita presenza in digitale, ma soprattutto interessante arricchimento per le vostre conoscenze e soprattutto di fare quelle domande importanti per capire: ma nel mio ruolo cosa posso fare, cosa non posso fare, come gestire i dati di cui dispongo, come posso chiedere l'autorizzazione? Beh, saranno queste le domande centrali su cui lavorare assieme dopo aver sentito i nostri autorevoli relatori. Buona serata e buon webinar a tutti. Ringrazio quindi il direttore per il saluto formale di rito che introduce di fatto anche un po' l'approccio morbido alla nuova legge sulla protezione dei dati nel contesto scolastico. Ripeto, lo scopo non è quello di attendersi delle ricette, delle formule da applicare domani che andranno in modo dirompente a cambiare il modo con cui trattiamo i dati, assolutamente non lo scopo.
è quello di avvicinarci, di rivolgere uno sguardo a questa nuova legge nelle sue macro caratteristiche, perché definisce, dà delle definizioni, propone dei diritti o impone dei principi che vale la pena conoscere. Lo faremo attraverso le esperienze dei nostri ospiti che io ho il grande piacere di presentarvi. Parto da Daniele Parenti, direttore del CERD, il Centro di Risorse Didattiche e Digitali del Canton Ticino. Giuseppe Lafranchi, coordinatore del settore scuola e digitale del CERD e responsabile delle piattaforme didattiche cantonali. E con una prospettiva più ampia a livello nazionale, do il benvenuto, un caloroso benvenuto a Nicolas Martignoni, già direttore del FricTrick di Friburgo fino al 2017 e precursore a livello federale nel campo dell'integrazione delle tecnologie dell'educazione. Attualmente coordina la comunità Moodle francofona e insegna informatica al liceo di Friburgo. A tutti i tre nostri ospiti do un caloroso benvenuto e li ringrazio a nome di tutto il gruppo Cybersicuro per essere con noi questa sera. Una precisazione: Nicolà Martignoni risponderà in francese, ma di fatto lui parla molto bene l'italiano. Io ho avuto modo di conoscerlo ieri, però per evitare, magari per dare più fluidità e confortevolezza, risponderà in francese. Voi comunque alla fine fate le domande in italiano senza alcun problema. In Ticino siamo abituati un po' a gestire nelle multilingue le situazioni. Per cui io direi di partire subito e entrare nel vivo. Uno sguardo verso la nuova legge sulla protezione dei dati, che di fatto è stata approvata dal Parlamento svizzero il 20 settembre 2020, quindi in piena pandemia. Allora io vorrei partire dandovi la definizione e poi rivolgere la domanda subito a Daniele Parenti e a Giuseppe Lafranchi. La definizione di dato personale ufficializzata è qualsiasi informazione in forma diretta e indiretta che può ricondurre una persona fisica direttamente o indirettamente è da considerarsi come dato personale, quindi tutelata da questa nuova legge. Allora io chiedo a Daniele e Giuseppe, è stata approvata il 20 settembre, in piena pandemia, voi avete gestito le infrastrutture, i dati sensibili della scuola prima della pandemia, prima di questa accelerazione tecnologica. Ora che siamo all'inizio di un nuovo anno scolastico, qual è stata la vostra esperienza diretta in merito alla gestione e alla diffusione di tecnologia e di modalità didattica anche che hanno dovuto adattarsi in modo agile in rapporto alla trattazione dei dati personali? Qual è la vostra esperienza diretta che potete condividere come punto di partenza? Daniele Parenti, partiamo con Daniele. Sì, sì, allora buongiorno. Anzi, buonasera a tutte e a tutti. Ma allora, diciamo che sappiamo tutti quanti quanto la pandemia ha accelerato molti dei processi digitali. È vero che il CERD, da questo punto di vista, si è ritrovato nel mezzo di questa gestione, anche posso dire anche un po' di questa tempesta. Perché è vero che in fretta e furia abbiamo dovuto iniziare ad offrire tutta una serie di servizi digitali per permettere ai processi di insegnamento e di apprendimento di andare avanti. Poi in realtà, io questa cosa l'ho già detta anche in altre circostanze, diciamo l'emozione più grossa di fatto l'abbiamo avuta nel poter permettere in fondo alla scuola, ma più in generale anche così, anche alla nostra società, per quanto riguarda chiaramente il nostro campo, di riprendere a comunicare, di riprendere in fondo anche a ritrovare tutta una serie di figure istituzionali, in questo caso la scuola, in un momento di grande incertezza, di grande difficoltà. Quindi per noi è stato anche, diciamo così, molto emozionante poter offrire diciamo questi servizi alla nostra cittadinanza. Ecco, è vero che posso dire anche fortunatamente alcune politiche, alcune tecnologie le avevamo già impostate prima, soprattutto le tecnologie erano un po' immature, quindi abbiamo dovuto correre parecchio e non è lo scopo questa sera raccontarvi quella grande corsa per adeguare i sistemi tecnologici in poco tempo. Erano fondamentalmente già pensati per essere proposti a tutta
la popolazione scolastica, ma di fatto lì erano, diciamo così, proposti a circa un sesto dei nostri utenti. Però, ecco, fortunatamente, dicevo, avevamo già impostato un po' prima, diciamo, queste politiche e queste tecnologie. Sapete che, diciamo così, i nostri pilastri in quella situazione sono stati soprattutto Moodle e tutta la suite dell'Office 365, gestito chiaramente con una logica, diciamo così, centralizzata, dove curava un po' tutti questi servizi era anche il nostro network ID, un sistema fondamentalmente di autenticazione che oggi, ma anche in futuro, permetterà di accedere a tutti i nostri servizi informatici con questo codice. Se per chi conosce questo codice avrà visto che è un codice completamente anonimo, quindi non è possibile risalire all'identità delle persone, e in questo senso ecco che era, diciamo così, anche in questo caso una scelta che avevamo già fatto in precedenza, perché ovviamente il CERD è tenuto a considerare la legge sulla protezione dei dati rispetto alle sue scelte tecnologiche. Nel caso specifico Moodle è su server cantonali, quindi da questo punto di vista i dati sensibili sono al sicuro, e per quanto riguarda Office 365 con Microsoft abbiamo fatto un contratto ad hoc e abbiamo in questo caso la garanzia che i dati sensibili sono in Svizzera barra in Europa, i dati soprattutto quelli che ci interessano, e il foro giuridico è in Svizzera. Quindi queste scelte di fatto ci danno delle garanzie rispetto a, appunto, alla trattazione del dato sensibile. In molti ricordano, credo, in quella fase tutte le videoconferenze che facciamo, tra l'altro ancora oggi. Noi da questo punto di vista non vi nascondo che siamo stati anche molto severi rispetto all'uso di queste tecnologie, chiedendo alle scuole in quella situazione lì, per esempio, davvero di attenersi all'uso di Moodle e di Office 365 per quanto riguarda l'uso della videoconferenza di Microsoft Teams. Non tanto e nel modo più assoluto perché eravamo dei fan di Microsoft, ma perché Teams, nel caso appunto stiamo trattando proprio questa sera, ci dava queste garanzie. Quindi, per esempio, il fatto di fare delle videoconferenze su consigli di classe in Teams, piuttosto che, faccio un esempio, con Zoom, non sto demonizzando Zoom, ma di fatto non ci dava quelle garanzie, per noi era una differenza fondamentale e ci siamo ritrovati, come dire, spesso a dover ricordare, poi le scuole sono state straordinarie, docenti e direzioni da questo punto di vista hanno seguito queste linee, ma ecco, c'era una linea politica, strategica, tecnologica ben chiara, cioè il fatto di utilizzare quello strumento per le videoconferenze in situazioni anche abbastanza delicate, evidentemente ci dava tutta una serie di garanzie che altri strumenti non ci avrebbero dato. E questa politica stiamo cercando chiaramente di portarla avanti anche in relazione appunto alle modifiche della legge sulla protezione dei dati. Grazie mille Daniele Parenti, trovo questa risposta davvero molto esaustiva, quindi rassicurante. Le scelte delle piattaforme, dei produttori di software che garantiscono i dati in Svizzera, la garanzia dell'anonimato, immaginiamo tutte le polemiche che ci sono state a diversi ambiti, la privacy, quindi scelte in cui la scuola si sia fatta trovare pronta. Giuseppe Lafranchi, da un punto di vista delle piattaforme didattiche, confrontando l'importante esperienza poco prima del Covid, quando cambiamenti erano in corso con un certo ritmo, considerando l'accelerazione del Covid e ora che siamo all'inizio del nuovo anno. Ecco,
Ecco, buonasera anche da parte mia, buonasera a tutte e a tutti. Sì, vorrei un po' riprendere il discorso avviato dal mio direttore Daniele Parenti, e soprattutto con, in questo caso con un taglio, un punto di vista più rivolto all'aspetto formativo, alla formazione. È vero che la crisi pandemica ha fortemente accelerato il processo di digitalizzazione, di implementazione delle risorse digitali nella scuola ticinese. È pur vero che il CERD già a partire dall'anno della sua fondazione, della sua creazione, nel 2015, aveva iniziato a formare delle persone, dei docenti in particolare, attivi nelle singole sedi che attraverso un processo di peer education andassero a formare i propri colleghi, però diciamo che questa struttura formativa non era ancora capillarmente distribuita in tutti gli ordini scolastici, no? Si è iniziato con le scuole medie superiori, poi si è passate alle scuole professionali per arrivare infine proprio in zona Cesarini, in zona avvio della crisi pandemica con le scuole medie, e non si era ancora toccato le scuole comunali. Quindi da un certo punto di vista eravamo un po' sguarniti a livello di formazione e informazione, quindi c'è da dire che la crisi pandemica ha colto un po' di sorpresa una parte degli insegnanti, vuoi quelli che non avevano ancora avvicinato in passato l'uso del digitale nella didattica, vuoi quelli che ad esempio facevano capo ad altre piattaforme di cloud computing, no? Penso, per citarne alcune, Dropbox, Google Docs, YouTube e altri servizi disponibili in rete per le attività didattiche, no? Importabili in un contesto didattico. Giustamente, come è stato sottolineato da Daniele, per questi servizi non esiste un contratto specifico che garantisce la protezione dei dati così come fatto con Microsoft. Per cui è stato in pieno stato d'emergenza e con tutte le difficoltà del caso è stato necessario soprattutto informare i docenti con questa necessità, magari anche incappando in qualche malinteso o in qualche resistenza perché determinate scelte non erano ben capite, no? Perché ad esempio Teams, perché no Zoom, ecco, questo per fare un esempio col quale ci siamo confrontati. Adesso si spera, stiamo uscendo da questo stato d'emergenza, ci stiamo avviando, si spera, lo sottolineo un'altra volta, verso la normalità. Per cui si tratterà adesso di rinforzare questa comunicazione, ma soprattutto rinforzare questa formazione. Quindi si tratterà di chiarire bene le ricadute, le implicazioni che la legge federale sulla protezione dei dati ha nella didattica, e rafforzare veramente in modo robusto, ma soprattutto capillare, la formazione in questo contesto, in modo tale che le piattaforme che sono state messe a disposizione, gli applicativi che sono stati messi a disposizione, vengano utilizzati secondo una logica veramente rispettosa della sfera personale. Grazie Giuseppe Lafranchi anche per questo valore aggiunto che è rivolto alle piattaforme, perché c'è stata molta confusione, dibattito, Zoom, Teams, uno va bene, l'altro non va bene, quindi tutte queste richieste soggettive che poi alla fine devono andare ad allinearsi con delle direttive, un utilizzo coordinato messo in sicurezza, perché poi non dimentichiamo dietro c'è sempre la messa in sicurezza di queste piattaforme, quindi deve avere una sorta di visione. Questa era la prospettiva locale. Allora vorrei chiedere a Nicola Martignoni, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio più nazionale attingendo alla sua esperienza, per esempio a Friburgo com'è andata la gestione della piattaforma Moodle, per fare un esempio concreto? Allora, buonasera da Friburgo, anch'io mi fa molto piacere di parlare qui in diretta col Ticino, ma je continue en français. Je ne peux parler pour ce qui est de la
de l'organisation de des questions de protection des données à Fribourg qu'en tant qu'enseignant, puisque je ne fais plus partie de FRITIC depuis quelques années déjà. Mais à ma connaissance, on est en fait dans la même situation à Fribourg que dans le Tessin. Les deux piliers sont aussi Moodle et Office 365. Et pour les mêmes raisons qui ont été évoquées par Daniel et Parenti tout à l'heure, le canton de Fribourg n'a, à ma connaissance, pas dû faire de grandes modifications parce que le canton était relativement prêt du point de vue légal à assumer les conséquences de la pandémie et de l'enseignement en ligne. Mais si vous le permettez, j'aimerais aussi rebondir sur ce qu'a dit Giuseppe. Hein. Je pense que c'est très très important cette utilisation d'autres plateformes. Les enseignants sont habitués à utiliser leurs propres outils dans une grande autonomie. Et parfois, la protection des données, hein, on le sent bien auprès des enseignants, est frustrante. Hein. Elle frustre ce besoin de liberté tout à fait normal chez les enseignants. Et c'est un tiraillement constant. Hein. Et par rapport à la définition de ce que c'est qu'une donnée personnelle dans la nouvelle loi sur la protection des données, souvent on oublie que n'importe quoi, et tu peux être une donnée personnelle dans la mesure où à l'âge de l'intelligence artificielle et du big data, il est relativement facile pour des personnes qui savent le faire de reconstituer facilement, de désanonymiser des données anonymes et de remonter des profils de personnes à partir de pas grand-chose. Et ça, c'est un grand enjeu, je pense, de la loi sur la protection des données actuelle et dans le futur. Grazie mille Nicola Martignoni per questa rassicurazione, un po' brodo caldo per l'anima, perché spesso tra cantoni ci si guarda, ci si osserva, ci si critica, no? L'erba del vicino, il cantone del vicino sembra sempre più verde, in positivo e in negativo, invece le situazioni di fronte agli strumenti, alle piattaforme, alle regole sono simili, quindi anche il Canton Friburgo sta seguendo, vivendo un po' le stesse opportunità, cogliendo le stesse opportunità, vivendo gli stessi problemi o vicissitudini da risolvere, quindi questo secondo me è molto interessante. Siamo partiti dalla definizione, quindi facciamo un passo in più, poi arriveremo ad esempi concreti, quindi andremo fino alla foglia dell'alba. Allora io vorrei tornare da Daniele Parenti. Quali sono i cambiamenti in atto nel mondo della scuola che riguarderanno la trattazione dei dati personali e l'uso delle piattaforme digitali? Allora, diciamo, i cambiamenti in relazione al digitale sono davvero tanti, oserei dire ogni tanto anche troppi, perché dobbiamo gestire alle volte davvero tanti, tanti cantieri, tutti questi cantieri vanno avanti giustamente anche in parallelo, per cui stiamo parlando adesso, diciamo così, di una questione più legata alla dimensione giuridica, abbiamo appunto quella tecnologica, abbiamo quella pedagogico-didattica che per noi è centrale, essenziale, abbiamo quella legata alla formazione, alla sperimentazione, quindi davvero c'è tanta roba. Dobbiamo così prestare molta attenzione a tutte queste dimensioni. Allora, per quanto riguarda diciamo soprattutto quella che è la trattazione dei dati personali e l'uso delle piattaforme, noi stiamo cercando di lavorare soprattutto su tutta una serie di regolamenti che, diciamo, hanno un po' l'obiettivo di definire approcci e schemi logici così anche definiti per garantire tutta una serie di attività che possano appunto essere gestite in modo centralizzato e sicuro. Moodle è un esempio. In questo senso è chiaro che noi cerchiamo di seguire uno schema appunto che considera la trattazione del dato, che considera la definizione di uno standard minimo per quanto riguarda gli aspetti tecnologici e in tutto questo chiaramente definire delle procedure e dei protocolli e delle regole. Ripeto, qua mi sto riferendo soprattutto a dei regolamenti,
sia per quanto riguarda per esempio Moodle, ma più in generale per quanto riguarda proprio l'utilizzo e la gestione dei servizi informatici che siamo chiamati ad offrire. In questo senso è chiaro che per quanto riguarda la trattazione del dato personale dobbiamo stare attenti chiaramente al diritto alla riservatezza, per esempio al diritto all'autodeterminazione informativa, al principio di minimizzazione, al principio di finalità, quindi sono tutti principi e concetti che noi cerchiamo di chiaramente di considerare in questi regolamenti. Per quanto riguarda l'aspetto tecnologico, cerchiamo di seguire quello che definiamo lo standard minimo, che deve garantire chiaramente la sicurezza informatica. Seguiamo una sorta di framework, che tra l'altro è pubblicato anche sul sito della Confederazione, che dice fondamentalmente che dobbiamo identificare i potenziali rischi, le vulnerabilità, le minacce informatiche. Dobbiamo proteggere le infrastrutture critiche e i dati sensibili dalla propagazione dei danni dovuti a un incidente informatico. Dobbiamo rilevare nel minor tempo possibile potenziali minacce informatiche. Dobbiamo reagire in modo adeguato e proporzionato in caso di rilevamento di minacce informatiche. Dobbiamo riuscire a ripristinare correttamente i dati e i servizi compromessi. Questi sono chiaramente dei valori, degli obiettivi che noi cerchiamo di raggiungere, ma che ci guidano nella definizione fondamentalmente di questi regolamenti e diciamo così un po' di tutti i servizi che andiamo a implementare. Grazie per questa risposta, che trovo a me piace molto, citando anche tutti questi principi di sicurezza informatica che ormai vanno di pari passo, un po' come una medaglia: da una parte si tratta il dato e dall'altra parte bisogna assicurarsi sempre di metterlo in sicurezza. Giuseppe Lafranchi, la legge sulla protezione dei dati è una e vale per tutti, aziende e pubbliche amministrazioni, ma la scuola ha delle sensibilità, ha dei tempi di divulgazione, di applicazione completamente diversi, non è così immediato come in azienda, c'è un manager, decide, da domani si fa così. La scuola deve curare delle sfumature molto molto importanti, quindi deve prendersi il tempo. Pensiamo in rapporto alle piattaforme didattiche. Molti docenti, trattando una videoconferenza e parlando di uno studente, del suo andamento, della sua pagella in un consiglio di classe attraverso Teams, per esempio, parlano del suo andamento scolastico, che sono informazioni che possono ricondurre direttamente o indirettamente alla persona, quindi tutelate da questa nuova legge. Allora, riprendendo la domanda precedente, quali sono i cambiamenti in atto da un punto di vista proprio delle piattaforme, considerando che non necessariamente devo scrivere sulla tastiera, ma anche parlando, usando le piattaforme, senza fare upload e download, io condivido dati personali? Sì, io penso che dal mio osservatorio, che come ho già detto in precedenza, è proprio centrato sulla dimensione pedagogico-didattica, stiano emergendo delle problematiche molto, molto sensibili sia per il docente che per l'allievo, e che in qualche modo potrebbero potenzialmente creare una certa conflittualità tra quello che sono i potenziali veramente pedagogici e didattici dell'uso di queste piattaforme e tutta quella dimensione etica, giuridica legata alla protezione del dato. Mi spiego, cerco di andare più nel concreto, no? Anche tu hai fatto un esempio specifico, e mi riferisco soprattutto a due aspetti importanti che sono importanti da un punto di vista appunto della pedagogia e della didattica, ma anche importanti dal punto di vista della protezione dei dati. E mi riferisco al tracciamento del dato e alla condivisione dei dati. E mi spiego meglio citando un esempio. Ad esempio, in Moodle è possibile tracciare le attività o monitorare le attività dell'allievo registrandone direttamente gli accessi o i risultati nelle varie attività, facendo capo a un registro di classe oppure i report dei log che sono disponibili su Moodle. Questa possibilità tecnica
naturalmente una valenza didattica importante, perché permette al docente di accompagnare l'allievo, di aiutarlo, di monitorare quello che fa nell'ottica di favorire l'apprendimento e quindi potenzia, dà plusvalore naturalmente all'azione didattica del docente in quanto tutor del processo di apprendimento, però dall'altro canto introduce una problematica molto rilevante, molto sensibile sia per il docente che per l'allievo, perché va a toccare la relazione pedagogica tra docente e allievo, perché in qualche modo può mettere il docente nell'incomoda posizione, passatemi il termine per essere chiari, di grande fratello che osserva, scruta tutti i movimenti, le azioni dei propri allievi. Ecco, questo è un esempio. Un altro esempio relativo alla condivisione dei dati l'hai già fatto tu, ma potrei anche aggiungere in un contesto didattico, ad esempio, supponiamo che un docente voglia approfondire determinati contenuti disciplinari attraverso una strategia didattica di tipo collaborativo e quindi condivida all'interno di una piattaforma pure protetta, pure sicura o all'interno di Moodle, quindi, oppure all'interno di un applicativo di Microsoft 365 che è Stream, no? L'analogo protetto di YouTube, delle videoregistrazioni prodotte dagli allievi e le condividi all'interno della classe, è chiaro che dovrà adottare delle soluzioni per rispettare da un lato, cioè da un lato raggiungere i propri obiettivi didattici relative a questa strategia di tipo collaborativo e d'altro canto rispettare le norme che previste per la protezione dei dati, per il rispetto della sfera personale. E, ecco, questi sono solo due esempi concreti, ma sarà soprattutto su queste situazioni concrete con le quali il docente sarà confrontato che noi dovremo in futuro, non qui, ma nei corsi di formazione, di accompagnamento, entrare in materia e dare delle risposte concrete come quali sono le soluzioni più adatte per giostrarsi in queste due dimensioni che, come ho detto, possono essere anche problematiche. Grazie mille Giuseppe Lafranchi per la prospettiva pedagogico-didattica. Non dimentichiamoci che non dobbiamo rincorrere le piattaforme e i loro regolamenti d'uso, ma dobbiamo conoscerli e applicarli nel miglior modo possibile per continuare a fare il docente, in fondo, e non rincorrere un po' tutti i cavilli di queste nuove regole. Questo mi dà lo scivolo per andare a una prospettiva più nazionale, più larga. Nicola Martignoni, a livello nelle altre scuole, negli altri cantoni, esistono già per esempio delle linee guida nate dall'interpretazione di questa nuova legge sulla protezione dei dati? Sono state applicate? Ci sono dei lavori in corso? Ci sono dei tavoli di discussione? Qual è la situazione? C'est extrêmement difficile de connaître la situation au niveau national parce que, évidemment, on est dans un pays fédéral avec 26 systèmes scolaires différents, certains plus centralisés, comme, si j'ai bien compris, le système au Tessin, où les choses sont peut-être un tout petit peu plus simples à mettre en place puisqu'on a une tête qui a plus de facilité à mettre des règlements en place. Mais je sais qu'il y a certains cantons où, par exemple, les décisions se prennent même au niveau communal. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs autorités cantonales qui doivent s'arracher les cheveux pour trouver des solutions pragmatiques à cette nouvelle loi sur la protection des données. En tout état de cause, par exemple, pour ce qui est de Fribourg, je pense aussi que c'est un petit peu tôt, hein. Comme l'a mentionné tout à l'heure Daniele Parenti, on en est encore aux objectifs, bien entendu, tous ces objectifs, tous ces principes de base de la loi sur la protection des données doivent être implémentés. Ça va prendre du temps et je pense qu'il est actuellement un peu tôt pour réellement trouver des règlements déjà faits dans les autres cantons suisses. En tout cas, pour ce qui est de Fribourg, à ma connaissance, nous n'avons pas reçu jusqu'ici de règlements en vigueur qui sont propres à cette nouvelle législation en matière de protection des données. Grazie Nicola Martignoni. Vorrei fare un passo in più e tornare da Daniele Parenti perché le ha già citate in modo anche molto preciso
e puntuale. La nuova legge sulla protezione dei dati, lo abbiamo detto, ha una, innanzitutto focalizza l'attenzione solo sulle persone fisiche, questo è bene dirlo, quindi non più le persone giuridiche come la vecchia legge sulla protezione dei dati. Abbiamo visto la definizione, tutte le informazioni che possono identificare direttamente o indirettamente una persona fisica rientrano nella trattazione del dato personale. E ora vediamo quattro elementi determinanti per chiudere il cerchio. Ci sono due diritti fondamentali, il diritto alla riservatezza, il diritto all'autodeterminazione, il principio di minimizzazione, ben citato da Daniele Parenti prima, e il principio di finalità. In buona sostanza questa legge dice: chiunque decide di raccogliere dati lo deve fare in modo proporzionato e proporzionale all'obiettivo per cui questi dati sono raccolti, e invece chi fornisce i dati ha il diritto di conoscere come questi dati vengono utilizzati, per quanto tempo, se vengono condivisi con terze parti. Quindi si crea un nuovo rapporto però regolamentato tra chi cerca i dati e chi è chiamato a fornire i propri dati. In quest'ottica, Daniele Parenti, quali sono, come potranno essere applicati questi principi e questi diritti e valutati nei tempi e nei modi nelle attività che sono in corso di aggiornamento, per ciò che è stato, che avete detto anche prima, nella scuola ticinese? Se ci sono dei punti critici magari che bisognerà affrontare, o ci sono magari delle agevolazioni, dei punti di miglioria che subito si identificano, perché spesso il cambiamento poi spaventa. Ma allora, diciamo, è chiaro che quando parliamo di dato sensibile nella formazione parliamo di davvero dati che possono essere estremamente delicati, per cui, come dicevo prima, teniamo in considerazione tutte queste linee, stiamo studiando appunto delle piste, dei regolamenti proprio per mettere in pratica anche sui nostri sistemi, diciamo, tutte queste indicazioni. È chiaro che da un certo punto di vista, molto praticamente, noi ancora una volta, al di là proprio dell'architettura dei nostri sistemi, tutta una serie di questi principi sono applicati e saranno applicati lavorando proprio sull'informazione / formazione, anche per esempio con i docenti, sulla necessità di registrare, di trattare dati personali degli allievi in ambienti sicuri, cercando di minimizzare il più possibile le informazioni raccolte, ad esempio. Ecco, poi nel rispetto di un po' di questi principi, magari lascio spiegare un po' a Giuseppe Lafranchi, che appunto coordina tutta una serie di attività pedagogico-didattiche, non solo sulle piattaforme Moodle e 365, ecco, per esempio, su che cosa succede ai dati personali quando l'utente viene eliminato o meno. Ecco, però passerei parola a Giuseppe, che segue un po' questa, diciamo, questa dimensione. Sì, volentieri, Giuseppe. Sì, appunto, nel rispetto di questi principi si sta orientando la gestione dei dati sia su Moodle e Microsoft 365 in una certa direzione. Per esempio, il già citato regolamento di Moodle prevede che i dati personali dell'utente vengano cancellati definitivamente al momento in cui l'utente, sto proprio citando un passaggio, non è più attivo nella sede scolastica alla quale è riferita l'istanza Moodle. Un altro esempio, per esempio, i gruppi classe su MS Teams vengono eliminati alla fine di ogni anno scolastico e vengono sostituiti dai nuovi gruppi classe che sono sincronizzati con i dati attualizzati in Gagi, e così facendo evidentemente restringiamo la finestra temporale in cui questi dati sono messi in rete e a disposizione. Ovviamente prima dell'eliminazione del team in Microsoft Teams, ogni membro del gruppo ha la possibilità di scaricare i dati di suo interesse, quindi anche in questo senso c'è la possibilità di accedere a dei dati personali che sono stati caricati all'interno della piattaforma. Ecco, questi sono due esempi concreti
verso il quale ci stiamo orientando e poi ribadisco ovviamente con la necessità di registrare solo i dati che sono finalizzati alla didattica e a raccogliere informazioni utili per favorire l'apprendimento dell'allievo. Grazie mille Daniele e Giuseppe, perché mi aiuta questo a formulare una domanda a Nicolà Martignoni, che attinge un po' alla sua esperienza di precursore a livello federale, l'abbiamo detto all'inizio, nell'integrazione di tecnologie nell'educazione. Quali sono, quando la scuola è di fronte a queste opportunità, ma anche a queste situazioni che si conoscono strada facendo perché sono complesse, dove sono piattaforme sviluppate magari da colossi che sono internazionali, con regolamenti internazionali da capire, da comprendere, poi da istanziare in piccole località dove magari le regole differiscono. Quali sono i punti critici che gli addetti ai lavori devono, come dire, snocciolare per poi rendere fruibili a chi invece usa queste piattaforme? Pensiamo ai docenti o ai direttori che li devono poi in qualche modo controllare nell'utilizzo. Ecco, quali sono i punti critici e le opportunità quando nella scuola avvengono queste ondate di tecnologia? C'est une question très difficile, je pense. Hein. J'imagine que pour moi, la chose la plus importante véritablement, et c'est quelque chose que Daniele Parenti a déjà évoqué tout à l'heure, c'est l'information et la formation de tout le monde. On peut étudier très très bien les règlements de toutes ces plateformes. Au bout du compte, ce qui compte vraiment, c'est comment les utilisateurs les utilisent de manière pertinente. Et on peut toujours aussi détourner un outil. Et je crois que cette question d'utilisation pertinente est vraiment très, très importante. Par ailleurs, je crois aussi qu'un point très, très important, c'est les questions qui sont au niveau de la technique. Il y a une vraie méconnaissance, parfois, au niveau politique, des façons détournées avec laquelle une plateforme peut être utilisée pour récolter des données. On parle souvent de dark patterns. C'est quelque chose le politique, je pense, et aussi le milieu de l'éducation doit être conscient qu'il doit se laisser conseiller aussi par des spécialistes de la protection des données dans le numérique. Et ça, c'est un élément très, très important. Et je suis certain que ça se fait très bien, connaissant mes collègues du Tessin. Que ça se fait très très bien. Pour l'expérience me l'a déjà montré, ça fait longtemps que nous collaborons. Et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Giuseppe Lafranchi au sujet de ces principes de base, hein, évidemment c'est extrêmement complexe de permettre à un enseignant ou un élève de récupérer ces données puisqu'il y a droit. Et une grosse question aussi, c'est pas seulement celle du numérique, mais de manière générale, qu'est-ce qu'on considère comme données sensibles? Est-ce que, moi en tant qu'enseignant actuellement, je prends parfois des notes sur le comportement disciplinaire d'un élève qui dysfonctionne ou qui fonctionne bien. Bien sûr, c'est des notes manuscrites parfois. Si l'élève demande des données, un catalogue de ses données personnelles, comment va-t-on récupérer ces données pour les lui fournir, ce qui théoriquement serait nécessaire d'après la nouvelle loi sur la protection des données? C'est une question qui est extrêmement complexe à résoudre et pour laquelle, par exemple, moi je n'ai pas de réponse. Donc, au-delà de la complexité des points critiques pour la mise en place, je pense qu'il y a aussi plein de détails de l'implémentation qui sont d'une très 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 difficile et ça prendra vraisemblablement des années pour faire des expériences qui nous permettent, je pense à tous les cantons, de mettre en place une législation appropriée. Grazie Nicola Martignoni. Prima di passare alla prossima domanda voglio ricordare ai partecipanti che alla fine è prevista una sessione a vostra disposizione nel quale potete esprimere, porre le vostre domande o condividere le vostre esperienze che poi vengono dirottate ai nostri ospiti, quindi vanno ad arricchire questo webinar, questo dibattito, quindi attraverso la chat testuale che Teams e che voi conoscete bene, immagino, mette a disposizione.
Prossima domanda è il tema privacy, che di fatto un po' già racchiude un po' quello che abbiamo detto, però lo va a definire un po' meglio. Il tema della privacy in questi mesi su tutti i fronti è stato un tema caldissimo, moltissime persone hanno avuto il timore di essere spiati, sorvegliati, però nonostante tutto, come avete detto, tanti andavano a scaricare dalla rete a piattaforme in modo personale per poi usarle in modo professionale, quindi travasando dati, per esempio, delle liste studenti generati con un tool, magari poi portate all'interno della scuola, quindi situazioni miste. Però il tema della privacy è un timore, per molti è ancora un timore. Allora io volevo chiedervi a tutti e tre i nostri ospiti, volevo chiedere una rassicurazione. Secondo voi, la vostra esperienza, vedete all'orizzonte dei cambiamenti sul tema privacy, restrittivi o permissivi, che potrebbero coinvolgere in modo dirompente la scuola, oppure si va in linea con ciò che già si sta facendo, quindi non bisogna aspettarsi dei cambiamenti, diciamo, troppo bruschi? Daniele Parenti. Allora, io devo dirvi che così dal nostro osservatorio sentiamo comunque crescere una certa consapevolezza, certamente da parte di tutto il corpo insegnante, da parte dei quadri, anche solo, devo dire, adesso rievocando quell'accelerazione legata alla pandemia. È vero che prima della pandemia, ecco, il dibattito, ma perché Teams e non Zoom, ma perché non usiamo quello strumento piuttosto che quell'altro, era un dibattito abbastanza acceso. Ecco, prima citavo anche l'esempio del Network ID, un codice un po' ostico da ricordare, ma abbiamo spiegato davvero un po' in tutti i modi il motivo per il quale è composto in quel modo lì. Quindi io credo che davvero stiamo facendo dei passi in avanti, dei grandi passi in avanti, certamente a livello di consapevolezza, a livello di responsabilità. Questo per quanto riguarda, diciamo così, il corpo insegnante, i dirigenti scolastici. Ecco, poi c'è tutta la grande questione legata agli studenti, agli allievi. Lì è un'altra grande nostra priorità lavorare, diciamo così, su quella consapevolezza. Vi segnalo che stiamo appunto riscrivendo il piano di studio per definire le competenze digitali da raggiungere entro la fine della scuola dell'obbligo. Questo lavoro finalmente sarà terminato alla fine di quest'anno, poi lavoreremo per l'applicazione pratica nella scuola dell'obbligo, dove tutta la parte di uso consapevole delle tecnologie legata appunto alla dimensione della sicurezza, della protezione dei dati è un aspetto assolutamente centrale, perché, ecco, lavorare evidentemente sugli allievi, sugli studenti, su questa dimensione è centrale per noi, è centrale per, diciamo così, una logica di formare quello che oggi si definisce un po' anche il cittadino digitale. Giuseppe Lafranchi, da un punto di vista pedagogico, quindi sempre più vicino alla persona, non solo alla piattaforma, ecco. Sì, non mi resta che ribadire quanto ho già anticipato da Daniele, puntando chiaramente l'attenzione su sviluppare una cultura nei docenti, negli allievi, particolarmente attenta, sensibile alla dimensione etica che sta dietro alla dimensione normativa della protezione dei dati, cioè sviluppare veramente questa sensibilità, far capire che dietro a questa legge, o a monte meglio di questa legge, ci sono dei principi etici e giuridici che vanno compresi, vanno assimilati proprio nell'ottica di un rispetto pieno della sfera personale. Quindi questo è un fronte educativo che andrà sviluppato con accortezza, con sensibilità, con capillarità, in modo veramente che ci sia un salto culturale e una,
un avvicinamento al digitale che tenga conto di questa dimensione che è fondamentale. Grazie mille. Giuseppe, ma prima di sentire il punto di vista di Nicolà, vorrei aggiungere un elemento per dare proprio l'opportunità a Nicolà di esprimersi e per far emergere anche l'importanza dell'approccio verso la privacy. In Svizzera noi abbiamo su tante cose delle diversità. Alla fine gli svizzeri tedeschi acquistano in modo diverso rispetto ai ticinesi, che sono magari un po' più vicini essendo latini, e agli svizzero-francesi. Quindi c'è un aspetto emozionale importante di fronte alle regolamentazioni, all'interpretazione, al rispetto delle regole, quindi tutta una serie di sfumature. La privacy è un elemento molto personale, è la percezione che la persona sulla base delle sue esperienze fa di un regolamento che deve interpretare e rispettare. Allora, a livello nazionale, chiedo a Nicola Martignoni, qual è la percezione di privacy appunto nel contesto un po' più largo in Svizzera, conoscendo il Ticino e altre realtà importanti? Ecco, segue le stesse linee o anche in questo caso, come avviene nella sicurezza informatica, l'approccio alla sicurezza può differire in modo molto dirompente tra la Svizzera tedesca e il Ticino? Anche la privacy segue questa strada oppure no? Force est de constater, pour ce qui est du domaine de l'éducation, en fait, que si on regarde les plans d'études et donc la formation de nos futurs élèves, il y a une certaine unanimité. Soit le Lehrplan 21, qui est déjà en vigueur, soit le plan d'études roman qui a été récemment mis à jour pour permettre aussi aux romans d'avoir un plan d'études au niveau de la formation au numérique actualisé, soit même au niveau du lycée, au niveau du gymnase, le plan d'études qui est actuellement en consultation, et puis donc pour la branche informatique notamment, tous ces plans d'études, quelle que soit la région linguistique, mettent l'accent sur cette question de responsabilité, de conscience, de prendre conscience de la valeur des données personnelles, de la responsabilité personnelle par rapport à ces questions, de l'importance du citoyen numérique, comme vient de le dire Daniele Parenti. Ces aspects, en fait, ils sont, je crois, enfin j'en suis certain, partagés, je pense, indépendamment de la barrière culturelle. Bien entendu, ensuite, on a d'autres façons, effectivement, de consommer, d'enseigner, d'apprendre. J'ai la chance d'enseigner aussi en allemand à des petits, à des élèves, à l'informatique, et je constate que l'approche entre des élèves, même à Fribourg, dans le même établissement, des élèves germanophones, des élèves francophones, une différence de sensibilité et d'approche par rapport à l'apprentissage même. Eh bien, indépendamment de ça, les vues par rapport à ce qui se passe dans l'éducation sont relativement unanimes. Et je pense que c'est réjouissant. J'ai l'impression même que ça dépasse les frontières de la Suisse. Je ne connais pas bien ce qui se passe en Allemagne, mais en tout cas en France, il y a de grands efforts qui sont faits aussi au niveau des plans d'études pour que toute la question justement de l'éducation aux médias, à la privacy, commence à avoir une vraie substance dans toute l'éducation. Et de mon point de vue, c'est très réjouissant parce que c'est vraiment par ce biais qu'on arrivera à monter en puissance dans ces questions complexes. Grazie mille, Nicolas, per questo giro attorno a un livello più ampio. Le ultime tre domande in realtà sono tre situazioni che ho preparato perché è opportuno, prima di passare a voi il testimone, alle domande, a voi partecipanti, sono tre situazioni in cui sono sicuro alcuni di voi potranno riconoscersi e dove la trattazione del dato diventa davvero pragmatica, concreta nelle attività di tutti i giorni. Quindi uno le può collocare praticamente in quello che fa nel ruolo di docente. Allora, vorrei partire in questo caso da Giuseppe Lafranchi. Può capitare che, e ci sono docenti che utilizzano applicativi didattici esterni a Moodle e a Microsoft 365 che non sono ancora riconosciuti da Privateam e comunque utilizzati a fini didattici
diciamo a titolo sperimentale, però supervisionati dal CERD, per esempio MindMeister, Padlet, Mentimeter, Kahoot e altri ancora. Si tratta appunto di scenari di tool esterni, scaricati magari in forma personale, ma che poi da cui transitano dati soggetti alla trattazione del dato. Pensiamo alle liste studenti. Allora, considerando questi scenari, chiedo a Giuseppe, e più in generale al metodo per scaricare queste liste di dati personali che la nuova legge sulla protezione dei dati va a tutelare, per esempio imponendo che le liste potranno avere solo il nome completo e l'iniziale del cognome. Quindi immaginiamo un tool esterno dove io vado a mettere nome, cognome, fotografia, indirizzo e tutti quei dati che per anni noi docenti abbiamo voluto nelle liste docenti studenti perché ci consentivano di identificarlo e descriverlo nel migliore dei modi, tutto ad un tratto devono essere ridotte e ridimensionate. Allora, quali sono i suggerimenti che già sin d'ora si possono dare ai docenti per farsi trovare preparati, come diceva Daniele Parenti all'inizio, quando nei prossimi mesi, nei prossimi anni verranno attuati i cambiamenti imposti da questa nuova legge? Quali sono gli accorgimenti pratici per iniziare già a rapportarsi con questi tool esterni in un modo un po' più prudente, consapevole e responsabile? Sì, grazie per la domanda, perché è un aspetto col quale ci troviamo confrontati proprio in quest'ottica di sperimentazione di applicativi che vanno in qualche modo a colmare delle lacune all'interno della piattaforma Moodle o all'interno di Microsoft 365. Hai citato l'esempio di MindMeister, che è un applicativo di cloud computing che permette di costruire delle mappe mentali in rete da condividere con gli allievi, all'interno delle quali si può anche in una strategia di tipo collaborativo far lavorare gli allievi nella produzione di contenuti. Quindi sono degli applicativi, come giustamente hai detto, che sono in fase di sperimentazione supervisionata anche per questi aspetti legati alla protezione dei dati. Ecco, diciamo delle prime soluzioni così che ci sembrano adeguate per l'utilizzo di questi strumenti è intanto di collocare all'interno di questi ambienti solo informazioni legate a contenuti informativi, ma non a collocare informazioni che in qualche modo possono ricondurre agli utenti, in particolare agli allievi, no? Quindi non informazioni di tipo personale, ma piuttosto, che ne so, nell'ambito di una mappa mentale, mettere dei contenuti di tipo disciplinare, far lavorare gli allievi su questi contenuti. L'altro aspetto poi legato al fatto che l'allievo accede a questo spazio può essere in qualche modo risolto cercando di anonimizzare l'utente, come è stato detto, mettendo solo dei nomi e non mettere altre informazioni che in qualche modo possano, o dei pseudonimi eventualmente, che possano ricondurre direttamente all'utente. Ecco, questi sono degli escamotage in attesa, perché anche questa può essere una via da percorrere, da sottoporre magari di questi applicativi all'attenzione di Educa e di Privateam, affinché anche con questi applicativi, al pari di quello che si è fatto con Microsoft 365, venga stipulato un accordo che garantisca la protezione dei dati. Questa è anche un'altra pista, ma naturalmente è una pista che segue la sperimentazione, cioè ha senso puntare su questa via solo al momento che riteniamo che lo strumento, l'applicativo sia veramente insostituibile da altri tool già incorporati nelle piattaforme sicure e protette che utilizziamo, in particolare Moodle e Microsoft 365. Grazie mille Giuseppe Lafranchi, passo la parola a Daniele Parenti, quindi direttore di un'entità che ha il compito. Sì. Sì, no, aggiungo che in effetti è un po' anche uno dei nostri compiti è proprio anche questo, nel senso che spesso ci arrivano, no, delle richieste di utilizzare, di acquistare dei software
particolari, specifici per discipline, le più svariate, insomma. Ecco, è chiaro che noi, fino a qualche anno fa, tutta una serie di valutazioni sulla trattazione del dato personale venivano fatte, sì, certamente, ma non in modo così approfondito. Oggi è una delle prime cose che guardiamo. Proprio recentemente ci hanno chiesto l'acquisto di un software che analizza i comportamenti corporei nell'ambito dell'educazione fisica. Ecco, la prima cosa che siamo andati a guardare è proprio che cosa, quali dati vengono raccolti da questo applicativo, dove vanno a finire. Ecco, poi mi rendo conto che quando facciamo tutte queste analisi magari scontentiamo quei gruppi docenti o gruppi di esperti che ci fanno queste richieste, perché di fatto poi possono esserci dei problemi. Però in questo senso è davvero un compito che ci spetta, è un compito al quale dobbiamo prestare sempre più attenzione rispetto a tutti i vari applicativi che ci vengono chiesti. Grazie Daniele Parenti. Nicola Martignoni, a Friburgo è concesso tutto, vale tutto, come direbbero nello sport, prima di una partita, nel riscaldamento, per scaldare i muscoli. Possono usare tool esterni, puoi integrarli con quelli interni, oppure anche qui ci sono delle similitudini, un approccio molto similare a quello che è l'organizzazione, la sperimentazione, la supervisione di tool utili ai docenti che però non sono ancora resi disponibili, completamente integrati, per cui è una zona un po' di mezzo, un periodo un po' di transizione. Anche a Friburgo è così? Oui, on peut dire que c'est comme ça. Nous, ben là, je peux parler en tant qu'enseignant, puisque j'enseigne à Fribourg actuellement, nous n'avons pas de restrictions particulières et on est donc dans une zone grise où, effectivement, les enseignants utilisent, certains d'entre eux en tout cas, un certain nombre de plateformes. Elles ont été citées tout à l'heure, Kahoot, MindMeister, etc. Ou même Google Docs. Et pour le moment, c'est toléré parce qu'il est extrêmement, effectivement, difficile, l'évoquait tout à l'heure Daniele Parenti, il est difficile de faire face à des demandes en ayant envie de les refuser et sans pouvoir donner d'alternative. Et donc, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement complexe de la part des autorités, j'imagine, parce que, l'enseignement doit continuer avec les forces de l'enseignant, avec ses forces personnelles, hein, sa créativité, avec sa personnalité, ses outils souvent. Et évidemment, si on est trop restrictif, on casse cette créativité et puis surtout on engendre une énorme frustration. Et donc c'est difficile de jongler sur ces deux tableaux, je peux m'imaginer. Donc pour l'instant, à Fribourg, à ma connaissance, il n'y a pas de directive particulière qui interdise d'utiliser telle ou telle plateforme. Et donc nous sommes toujours dans cette zone grise qui nous permet d'utiliser des plateformes tierces qui ne sont pas, disons, dans la doctrine du canton. Grazie mille, Nicolas. Passiamo al prossimo caso concreto. Concreto lo dico perché abbiamo avuto modo, confrontandomi anche con i docenti, di raccogliere un po' queste esperienze. È molto pragmatico. Ci sono molti docenti che, per comodità, pigrizia, per mille motivi, hanno deciso di inoltrare automaticamente la posta elettronica professionale della scuola confidenziale e quindi soggetta alla nuova trattazione dei dati personali, ma anche di fatto quella vecchia, su per esempio degli account privati Gmail oppure Yahoo, di fatto così mischiando le due realtà e per esempio considerando Gmail senza leggere le condizioni d'uso, accettano implicitamente il fatto che la posta professionale che arriva sull'account Gmail possa essere consultata, letta, condivisa o rivenduta a scopi pubblicitari secondo i criteri di Google. Ecco, questa è una situazione concreta. Quali sono, e lo chiedo ai nostri tre ospiti, partendo da Daniele Parenti, quali sono i vostri suggerimenti anche qui per iniziare già sin d'ora, da domani, a
cambiare un pochettino l'attitudine nella configurazione, diciamo, dell'ecosistema personale nell'uso delle piattaforme, ricordando che la distinzione tra personale e professionale in qualche modo andrà fatta, ecco. Ma allora, è una domanda impegnativa questa. Allora, dunque, fino a qualche anno fa, in realtà poco tempo fa, l'inoltro non era possibile. Addirittura nel regolamento della posta elettronica questo aspetto era definito in modo molto esplicito, quindi non era possibile inoltrare la posta elettronica verso, diciamo così, un altro provider. Abbiamo sbloccato questa, diciamo così, questa funzionalità da una parte perché adesso qua sono un po' noioso, ripeto sempre le stesse cose. Il CERD è giovane, abbiamo ereditato tutta una serie di sistemi che non abbiamo progettato noi, li stiamo progettando pian piano, adesso si cominciano a vedere fondamentalmente anche un po' le prime soluzioni legate a una grande architettura che stiamo cercando di portare avanti. La posta elettronica l'abbiamo ereditata, non sto parlando male del vecchio sistema di posta elettronica, però dobbiamo dire che è un sistema che ha i suoi anni e di fatto è vero che ha dei limiti anche legati allo spazio, quindi stiamo, tra l'altro lo segnalo, lavorando proprio per fare un grande upgrade ed è per questo che a un certo punto abbiamo detto vabbè, adesso l'inoltro lo permettiamo, ma lo abbiamo detto a chiare lettere, quindi abbiamo reso attenti, diciamo così, un po' tutti i docenti su questo problema, ossia sul fatto che inoltrare dell'email su Google, su Yahoo, eccetera, è evidentemente un problema. Quindi in questo senso abbiamo lavorato sull'informazione, sulla formazione, sull'informazione, nell'attesa di offrire un sistema che, come dire, possa garantire anche più agio dal punto di vista tecnologico, però in questo senso è chiaro che siamo sempre stati molto determinati a dire attenzione, inoltrare la posta elettronica su quegli ambienti è estremamente pericoloso proprio per la questione dei dati personali. Grazie Daniele. Giuseppe? Sì, io penso che adesso lo guardo magari con un altro taglio, che sia forse anche un problema legato piuttosto alla professione, no? Alla professione del docente versus una professione più d'amministrativo, no? Quindi dove diciamo la separazione tra quello che è il privato, anche in termini temporali, no? Il docente è abituato a lavorare nel suo tempo libero, magari anche weekend, non ha delle limitazioni specifiche rispetto ai tempi di lavoro nelle giornate, gestisce il suo tempo lavoro in modo molto flessibile. E quindi c'è forse la tendenza a mescolare un po' quello che è la dimensione privata con la dimensione professionale. La nostra ottica, diciamo, come CERD, e la nostra visione è quella di costruire un ecosistema digitale, un ambiente virtuale, un ambiente digitale dentro il quale il docente trovi tutti gli applicativi utili per la sua professione e dentro questo ecosistema digitale si possa muovere in modo libero, navigare in modo libero passando da un applicativo all'altro, tra cui anche la posta elettronica, e questi applicativi sono proprio in relazione sinergica tra di loro, ecco. Il passepartout all'interno di questo ecosistema ovviamente è un'identità unica, che è il Network ID, ecco. Questo dovrebbe in qualche modo aiutare il docente e l'allievo a disgiungere quello che è la sua dimensione privata, la sua sfera privata, dalla sfera professionale. E quanto più questi
sia il docente sia l'allievo riescono a disgiungere questi due mondi, a separarli, tanto più i dati sensibili legati al mondo professionale saranno protetti e rispettati nella sfera personale. Ecco, questa è un po' la visione e l'indirizzo che mi sembra di poter tratteggiare all'orizzonte. Evidentemente è un salto culturale, soprattutto per quanto riguarda il docente. Grazie mille, Giuseppe Lanfranchi. Nicolà, anche a Friborgo c'è il vizietto di, per pigrizia, di mischiare il personale col professionale. Avete, che tu sappia, definito dei regolamenti, delle regole, oppure le state definendo, state studiando anche voi un po', state affrontando un po' la situazione? Vi rivolgete più al metodo organizzativo in ottica di alfabetizzazione, come dicevano Daniele e Giuseppe, oppure a Friborgo date uno strumento, un portatile per il professionale, un altro, e obbligate a usare un altro personale per la posta privata? Cos'è che succede a Friborgo? Qual è la vostra esperienza? Alors, à Fribourg, on est évidemment confronté exactement au même problème. Hein, et par exemple, la déviation du courrier électronique est interdite. Donc, j'entends que dans le Tessin, ça a été débloqué. Ben, dans le canton de Fribourg, ce n'est pas le cas. Pour le moment, ce n'est pas possible, tout simplement. Il est absolument interdit, tout ça. Enfin, il n'est pas possible techniquement de dévier votre boîte professionnelle, que vous soyez un élève ou un professeur. Vers une boîte privée, pour ces mêmes raisons de protection des données. Il y a des recommandations et des directives qui ont été écrites, mais déjà il y a 4 ou 5 ans, au sujet de, par exemple, l'utilisation aussi d'autres outils, comme par exemple les messageries instantanées, WhatsApp. Qu'en est-il d'utiliser WhatsApp, par exemple, pour gérer la classe? On est évidemment ici dans la même. Dans le même cadre, en fait. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est pas permis? Et c'est, encore une fois, extrêmement difficile ici. Beaucoup d'enseignants sont frustrés. Ils utilisent ça tout le temps. Les élèves l'utilisent tout le temps. Et c'est vrai qu'un canton comme le canton de Fribourg, le canton du Tessin, je peux m'imaginer, est tout petit par rapport à des monstres comme Facebook à qui appartient à WhatsApp ou Google ou Apple ou Amazon qui cherchent absolument à récolter toutes ces données d'un autre côté, à nous les soutirer de manière sans qu'on le sache. Et eux, ça les intéresse que l'école continue d'utiliser ça. Et donc, ils font en sorte qu'il y ait moins de barrières possibles à cette utilisation. Et de notre côté, si je peux me mettre à la place de Daniel et Parenti, c'est extrêmement difficile parce qu'on doit se battre contre des géants. Et la frustration est là et c'est extrêmement compliqué. Donc, bien sûr, on a des directives, mais ensuite, comment les faire appliquer? C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et oui, je pense que c'est vraiment un sujet extrêmement complexe à gérer au niveau d'un canton. Surtout parce qu'on est vraiment petit par rapport à ces grosses multinationales qui ont beaucoup, 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 beaucoup plus d'argent qu'un canton. Grazie mille Nicolò per aver rimarcato la complessità, ma anche l'approccio pragmatico, diciamo, e dirompente che state vivendo. L'abbiamo detto all'inizio, la differenza nel guardare a questa nuova legge sulla trattazione del dato con la scuola rispetto a un'azienda, richiede molta prudenza, richiede molta sensibilità, osservazione. In azienda uno decide, il giorno dopo si fa così. Qui ci sono molte sfumature, molti comportamenti, molte realtà da considerare, per cui ancora una volta i tempi e i modi saranno quelli della scuola e non quelli imposti, diciamo, da realtà che sono magari o che collaborano con la scuola. Un'ultima domanda che in realtà è un altro caso concreto in cui sono sicuro, anche se non posso vedere tutti i vostri volti, le reazioni non verbali dei vostri volti in questo momento, che tocca molte persone, anche qui per pigrizia, per comodità o per mille altre ragioni che poi di fatto a noi non interessano, però molti docenti impostano per esempio la stessa password, e qui mi collego un po' col tema della sicurezza informatica. Vedete, le cose vanno insieme. Daniele Parenti lo ha detto bene all'inizio del webinar:
bisogna reagire nel minor tempo possibile di fronte a una minaccia, bisogna conoscere la minaccia, bisogna avere un piano di informazione all'interno della scuola per reagire tutti allo stesso modo. Quindi molti docenti impostano la stessa password per accedere, per esempio, a Microsoft Teams e, per esempio, alle piattaforme che usano d'uso personale, quella della posta elettronica, l'e-banking, piuttosto che magari un sito per organizzare i viaggi e tutta una serie di altre realtà. Ripeto, l'essere umano, oltre che altamente prevedibile, è anche pigro. Questo lo hanno dimostrato concretamente gli ultimi 20 anni di raccolta dati dei social network, che ci profilano con ben 276, se non sbaglio, parametri. Questi sono quelli di Facebook. Ecco, allora vi chiedo, ai nostri tre ospiti, chiedo, qual è il vostro suggerimento, partendo dal presupposto che è una realtà questa, per indirizzare i docenti in un'ottica di consapevolezza e responsabilità, che effettivamente siamo un po' tutti legati da una catena della sicurezza. Quindi lo abbiamo visto con la Regione Lazio, con quello che è successo durante l'estate, tutti i giornali ne hanno parlato. Sembrava un attacco hacker partito dalla Russia, dalla Corea, invece poi era una password impostata male, scoperta da un collaboratore che però, collegato, appartenente a un'istituzione importante, ha compromesso una realtà molto molto importante con dei danni davvero che ancora oggi stanno cercando di mitigare. Allora chiedo ai nostri ospiti, partendo da Daniele Parenti, quali sono i suggerimenti che già sin d'ora, da domani, si possono adottare per cercare di, come dire, mitigare queste situazioni a rischio? Ma allora, Nicolà prima evocava un senso di frustrazione che condivido perché è vero che non vi nascondo che spesso ci capita di sistemare magagne tecniche dovute a utenti che hanno password che per pudore non sto nemmeno a riportarvi, o che magari ecco, password prese da allievi, eccetera. Quindi da questo punto di vista cosa possiamo fare? Possiamo fare quello che purtroppo abbiamo ripetuto più volte in questo webinar, nel senso che dobbiamo veramente lavorare sulla in barra formazione, è l'unica via, è l'unica pista. Non possiamo fare nient'altro, nel senso che i sistemi certo ci aiutano perché possiamo impostare dei parametri che obbligano, per esempio, appunto, gli utenti a impostare delle password un po' più così, un po' più complesse. Poi gli utenti si arrabbiano, chiamano i nostri service desk dicendoci: ma cavolo, ma ci obbligate a impostare delle password con dei caratteri speciali, eccetera, eccetera. E noi lo spieghiamo e quindi quella frustrazione aumenta perché poi se la prendono con noi. Però ecco, sono percorsi che dobbiamo fare. Io da un certo punto di vista non sono io a dirlo, ma siamo fondamentalmente una società ancora estremamente immatura rispetto all'uso delle tecnologie, a quello che abbiamo in questo momento nelle mani. Noi come adulti, figuriamoci i bambini, gli adolescenti, eccetera, e quindi è un percorso da fare tutti insieme, davvero lavorando un po' su tutti gli ambiti, da quello tecnologico a quello che dicevo prima, l'informazione, la formazione, eccetera, eccetera. Tenendo Grazie mille, Daniele Parenti. bassa la frustrazione. Giuseppe Lafranchi. Ecco, Daniele sfonda una porta aperta, visto che mi occupo di formazione, evidentemente l'unica pista e soluzione che vedo è quella di un'alfabetizzazione digitale. Che punta proprio a sviluppare queste competenze sia nel docente che nell'allievo. C'è molto ancora da fare, è vero che c'è un campo ancora acerbo e ci confrontiamo evidentemente con delle limitazioni, con
dimensione che tu bene hai elencato nell'esemplificare, insomma, cioè la tendenza è sempre quella di scegliere la soluzione più semplice, dettata un po' dalla pigrizia e quindi poi si arriva a queste situazioni un po' problematiche. Quindi, come detto, per tante altre cose si tratta di sviluppare una sensibilità anche su questi rischi che si corrono, con un atteggiamento un po' facile, insomma. Grazie Giuseppe, sia il tuo input e quello di Daniele Parenti mi consentono di dare la chiusura a questo dibattito per poi passare alle domande dei nostri ospiti, riformulando la domanda a Nicolà. Allora ti chiedo Nicolà, a Friburgo voi avete già in atto un piano di alfabetizzazione digitale per curare questi aspetti? Lo state pianificando? È previsto in futuro? Qual è lo stato dell'arte dei lavori in questo senso? Proprio per andare a correggere un po' il comportamento degli utenti per poter poi prepararli a queste nuove normative, perché, ripeto, l'entrata in vigore di questa nuova legge è prevista per l'estate del 2022, quindi non dopodomani, nemmeno a gennaio, ma abbiamo qualche mese, però i mesi volano in fretta, ecco. Je crois qu'il faut être réaliste. Hein. La formation des élèves, ça prend du temps et ça va prendre beaucoup de temps jusqu'à ce que ça arrive dans le naturel des personnes. C'est un changement de comportement. Hein. Typiquement, la question des mots de passe, c'est vraiment un changement de comportement chez les personnes qu'on cherche à obtenir. Et donc, ce changement de comportement, il va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et bien au-delà de 2022, je pense. À Fribourg, on utilise donc le plan d'études roman pour ce qui est de l'école obligatoire, et le plan d'études roman, désormais, mentionne des objectifs d'apprentissage liés à la société de l'information au sens large du terme, et notamment des questions liées au choix des mots de passe. Du côté du Lehrplan 21, qui est utilisé dans la partie alémanique du canton de Fribourg, aussi à l'école primaire et à l'école secondaire, ces objectifs d'apprentissage sont déjà exercés à l'école. Au niveau du gymnase, dans les cours d'informatique que, par exemple, je donne ici, en première et en deuxième année du lycée, eh bien, cette question-là est également abordée. Et il est vrai que les élèves sont très, très peu sensibles. Et donc, la seule façon, c'est de les sensibiliser. C'est comme disait tout à l'heure Giuseppe et la Franchi, enfoncer une porte ouverte, mais on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix que de montrer pourquoi ça ne marche pas. Nous avons des outils qui montrent comment c'est facile de récupérer des mots de passe qui ont été volés. Vous avez parlé de l'affaire du Lazio, mais récemment, la semaine dernière, à Rolle, dans la commune de Rolle, il y a eu une cyberattaque, les mots de passe ont été trouvés, et voilà, c'est les données de toute une commune, les données personnelles de tous les citoyens de la commune qui se retrouvent sur le darknet. Et donc, on n'a pas d'autre moyen que de faire en sorte que ben ça gentiment, ça rentre dans la tête de nos futurs citoyens numériques, hein, comme disait Daniele Parenti petit à petit. Et pour ça, c'est les plans d'études, hein, qui sont pour nous vraiment enseignants la Bible, j'allais dire. Et donc, c'est très heureux que dans ces plans d'études, ces compétences, notamment choisir des mots de passe, utiliser un gestionnaire de mots de passe ou des choses comme ça, doivent être petit à petit mises en place. Mais encore une fois, il faut être humble par rapport à l'immensité de la tâche. Hein. Je suis certain, parmi nous ici, dans ce webinaire, qui utilise de manière régulière un gestionnaire de mots de passe pour ses, je sais pas, 60 ou 120 comptes, de plateformes différentes. Nous sommes peut-être quelques-uns, mais voilà, c'est pas si évident. Et je crois qu'il faut être humble, hein, et ça va prendre du temps. Je crois qu'il faut le savoir. Grazie mille Nicolà. Per chiudere questo dibattito abbiamo toccato diversi temi, i macro punti che caratterizzano un po' questo cambiamento in corso sulla trattazione dei dati, quindi io passerei subito alle domande e lo farei con questa prima domanda di Soraya che dice appunto, la leggiamo, alcune scuole che vorrei rivolgere a tutti e tre gli ospiti partendo con Daniele Parenti, Giuseppe Lafranchi e Nicola Martignoni.
Alcune scuole utilizzano delle piattaforme per caricare curriculum vitae degli allievi e delle persone in formazione proprio come farebbe un'agenzia di collocamento esterna alla scuola. I documenti vengono scansionati e condivisi anche con periti esterni alla scuola senza chiedere una garanzia di riservatezza sui dati. Sarà in futuro ancora possibile farlo? Con quali conseguenze? Daniele Parenti. Così a freddo devo dare una consulenza, quindi davvero così mi permetto di dire che davvero dovremmo guardare, analizzare nel caso specifico la situazione, nel senso che intravedo qualche problema, ma ecco, dirvi così su due piedi se si potrà fare o meno, davvero in genere ci prendiamo il tempo per analizzare queste situazioni, quindi sarò felice, saremo felici di analizzarla e di guardarla nel dettaglio se questa informazione ci arriva, ecco, chiaramente magari con alcune informazioni in più. Sì, questa devo dire che a me è una risposta che piace perché è in linea coerente con quello che abbiamo detto all'inizio. Ci sono molte sfumature, molte particolarità che non possono essere applicate in modo lineare seguendo uno a uno quello che la legge impone o suggerisce, proprio perché devono essere interpretate. Però alla fine oggi quello che conta, lo posso dire magari da tecnico che guarda la sicurezza delle informazioni in aggiunta, è che avremo una definizione comune di dato personale, quindi la scuola seguirà quell'interpretazione nella trattazione di quella definizione di dati e tutti gli attori che dovranno o vorranno interagire con la scuola nella gestione di questi dati dovranno sottostare e rispettare la stessa definizione, cosa che in passato non era, quindi questo è sicuramente un punto di partenza. Poi ovviamente tutte le sfumature si dovranno andare a scoprire, a studiare e ad applicare secondo i casi specifici, quindi il fatto di non avere una risposta precisa secondo me è una risposta importante che da una parte dà sollievo e dall'altra fa capire che è un percorso lungo in cui bisogna prendersi il tempo per capire, però alla base questo è quello che deve rimanere dal mio punto di vista sulla sicurezza è che abbiamo una definizione comune di dato personale, quindi un punto, un terreno comune dal quale tutte le attività, le iniziative dovranno partire o essere ricondotte, quindi un elemento comune che non è banale in una, diciamo, in un sistema dove subisce accelerazioni imposte dalla tecnologia, non regolamentate, insomma tutto quello che i nostri ospiti hanno detto. Giuseppe Lafranchi, se c'è uno spunto. Ecco, sì, io avrei solo uno spunto per rendere ancora più complessa la situazione, cioè nel senso che la domanda che è stata posta mi sembra che sollevi una problematica con la quale ci confrontiamo, cioè l'interfacciamento della scuola con i suoi strumenti, le sue piattaforme, il suo sistema di protezione dei dati e l'esterno, no? Qui si è parlato di periti, di condivisione di dati con dei periti che sono esterni alla scuola, quindi si complica ulteriormente la questione perché bisognerebbe in qualche modo permettere anche ai periti di accedere al mondo scuola, alle sue piattaforme per garantire una protezione dei dati, quindi quello che ha richiesto Daniele è più che opportuno, cioè ci vorrebbe una descrizione ben precisa della situazione per poterla affrontare con la dovuta accortezza. Grazie Giuseppe. Nicolà, dalla tua visione più nazionale, con la tua grossa esperienza, come vedi questo punto di vista? Diciamo l'interoperabilità con delle entità esterne che vogliono, che producono software o che trattano dati, interagire col mondo della scuola. Je crois que c'est typique, hein? L'école ne peut pas rester en vase clos par rapport à la société. Mais ça rend effectivement les choses très complexes. Je trouve l'exemple très très bon, hein. Évidemment c'est intéressant aussi à titre personnel pour chaque élève de présenter ses compétences, c'est aussi, ça fait partie sans doute des objectifs d'apprentissage. Maintenant, les tractations concernant l'utilisation d'une plateforme, on peut imaginer par exemple LinkedIn, qui utilise des données pour les vendre, évidemment,
c'est des choses qu'il faut traiter au niveau légal. Et je comprends bien, Daniel, et on ne peut pas répondre à une réponse, à une demande, une telle demande comme ça. Hein, ça nécessite, cela nécessite d'être étudié de manière attentive. Hein, quelles sont les conditions générales de cette entreprise ou de ce service? Qu'est-ce qui va, que deviennent les données? Est-ce qu'elles sont vendues ou données à d'autres entités? Qu'est-ce qui se passe quand le compte est fermé, etc., etc. Toutes ces choses-là doivent être étudiées et sans une étude approfondie, c'est impossible de donner une réponse. Mais c'est effectivement typique de la tension entre l'école et la société. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on la connaît, cette tension. Voilà, le numérique l'a fait un peu plus tendu, je crois. Grazie. Nicola, c'è un ospite anonimo che dice, magari anche come provocazione o comunque interessante perché molto pragmatica, dice: non è ora di pensare a un portatile professionale per dividere le esigenze lavorative e quelle personali? E io aggiungerei, ma in parte già Giuseppe e Daniele lo hanno detto, l'alfabetizzazione sarà rivolta al metodo, all'organizzazione oppure al device? Perché poi alla fine è la persona che deve gestire tutti questi device, cioè avrà un senso dare un portatile in più per distinguere le cose oppure è meglio lavorare sul metodo di organizzazione delle informazioni? Giuseppe. Magari qui lascio la parola a Daniele, non so se ha intravisto, non voglio passarti la patata bollente, ma se dietro non ci può essere un discorso relativo alle sperimentazioni sul bring your own device a scuola, non lo so se apre una pista in questo senso, se lui la vede oppure no. Mi sembrava che si parlasse, la domanda mirasse un po' a questo contesto. Sì. Non l'ho colta, però adesso che me la dici certamente la vedo. Io però così personalmente preferisco lavorare soprattutto sul metodo, ancora una volta sulla sensibilizzazione, sulla consapevolezza, sulla formazione, sull'informazione. È chiaro che dovremo certamente seguire gli sviluppi così di molte dinamiche, per cui magari fra qualche anno ci diremo che è bene dividere anche a livello di device, diciamo così, le situazioni. Io insisto, in questo momento credo che sia più opportuno lavorare su quella dimensione che evocavo prima. Certo, nelle scuole, in alcune scuole, soprattutto nel settore professionale, stiamo sperimentando la logica dell'uso del dispositivo personale, quindi il fatto che lo studente possa portarsi a scuola il proprio dispositivo, usufruire di alcuni servizi scolastici con il proprio dispositivo. Diciamo, in questo senso è chiaro che bisogna progettare le infrastrutture in un certo modo, però anche in quella situazione evidentemente tutta la questione legata, adesso qua davvero il rischio che ci ripetiamo, all'informazione, alla formazione diventa comunque, all'alfabetizzazione diventa centrale. Nicolà, il tuo punto di vista su questo, a Friburgo cosa avete già risolto? Avete già una soluzione oppure anche voi ne state discutendo? Alors, je ne sais pas du tout ce qui se passe à ce sujet-là dans le canton de Fribourg. Je ne sais pas du tout. Véritablement, j'ai aucune information. À ma connaissance, il n'y a pas de projet en cours pour mettre en place un tel portail professionnel. Grazie, in modo molto pragmatico. In fondo, dicevo prima, guardiamo sempre fuori pensando che tutto sia più avanti, più completo, più finito, invece stiamo affrontando le stesse situazioni. Sempre un ospite anonimo fa questa osservazione che io condivido con tutti gli ospiti, magari partendo da Nicolà questa volta, e dice: la scuola è fatta di professionisti. Per la prima volta essa si trova confrontata a una richiesta di formazione, le competenze mediali degli allievi, che fatica a dare perché a questi professionisti mancano spesso le competenze. Come uscirne? Delegare a enti esterni tale formazione, con il rischio però che la risposta formativa rischia di essere estemporanea
e non integrate in un processo formativo, oppure formare docenti con il rischio di rispondere in ritardo ai bisogni degli allievi? C'est une vaste question. Moi, je suis convaincu que ça doit passer par une formation des enseignants, même si on est en retard, parce que l'alternative, c'est de ne rien avoir. Alors, en proposant une formation, ou pourquoi pas, et ça s'est fait dans le canton de Fribourg, en l'imposant, ça s'est fait dans les années 2000, hein, lorsque j'étais directeur du centre critique, une formation obligatoire de tous les enseignants a été faite, et pas tout à fait sur les mêmes enjeux, hein, mais on peut donc imaginer de le faire. En imposant une formation, ou en la proposant en tout cas, on profite aussi des personnes qui sont déjà... il y a un grand nombre d'enseignants qui connaissent déjà bien quand même ces choses-là, et les early adopters, ils sont là, on peut profiter d'eux aussi pour faire en sorte que ça fasse boule de neige par rapport à tous ces objectifs. Et donc, moi, je pense qu'on n'a pas d'alternative. Former les enseignants, même si on va être en retard, parce qu'autrement, on reste à côté, on s'assied au bord de la route, puis on laisse le train passer, je pense que ce n'est pas la bonne attitude. Donc, il faut être encore une fois humble, ça prend du temps. Je ne sais pas combien d'enseignants dans le canton du Tessin. À Fribourg, c'était 5500 personnes qu'il fallait enseigner. C'est énorme, ça demande une infrastructure et, grande, ça demande de l'argent, ça demande du temps, mais c'est un objectif noble et c'est un objectif qui rend service non seulement à l'école, mais à toute la société. Grazie, Nicolas. Daniele? Ma allora, sono d'accordo con Nicolà, poi probabilmente noi ecco, cerchiamo di seguire più piste, dove al centro è chiaro che rimane quella della formazione degli insegnanti, che cerchiamo di portare avanti sia nella formazione di base sia nella formazione continua, rivedendo questi percorsi, lo facciamo, l'idea comunque di integrare anche delle associazioni esterne nella scuola è comunque una pista che seguiamo, ecco, affinché però queste non siano soluzioni estemporanee, perché è vero che il rischio c'è e come che queste soluzioni siano estemporanee, noi cerchiamo di, come dire, beh, innanzitutto di in qualche modo capire bene quali sono le finalità, gli obiettivi, le strategie pedagogico-didattiche e cerchiamo, lo stiamo facendo per esempio proprio adesso con una bella offerta che probabilmente entrerà nella scuola prossimamente, con questi partner esterni cerchiamo di rendere queste offerte adeguate a quelle che sono, diciamo così, le dinamiche della scuola, nel senso che, ecco, per farvi un esempio, è chiaro che cerchiamo di tenere un po' alla larga quelle proposte di enti esterni che arrivano, fanno la loro conferenza per un'ora o due ore e poi se ne vanno, perché sappiamo che in genere diciamo così, proposte che poi evaporano un po'. Allora, vanno bene magari per delle serate, per delle situazioni puntuali, certamente funzionano, però queste proposte noi le valutiamo se vi è un coinvolgimento dei docenti e c'è una crescita un po', diciamo così, di tutto nel caso specifico magari dell'istituto scolastico o comunque del corpo docente, quindi deve esserci una crescita collettiva in questo senso, quindi anche le associazioni esterne ovviamente ben vengano, però un po' a queste, diciamo così, a queste condizioni. Il resto, ecco, però il focus centrale è certamente il docente, lavorare sulla sua formazione, sulla sua consapevolezza, eccetera. Grazie, Daniele Parenti. Giuseppe, da Franchi? Sì, condivido evidentemente quello che è stato detto in precedenza, magari solo uno spunto rispetto a delle limitazioni di natura organizzativa che sono state ben evidenziate da Nicolà, cioè anche in Ticino, beh, il corpo docenti
si situa attorno alle 6.000 unità, come raggiungerle tutte in un tempo utile, un tempo ragionevole. Qui la strategia che si sta cercando di mettere in atto è quella di formare delle antenne sul territorio, dei docenti esperti che poi attraverso un processo di peer education facciano consulenza, supportano i propri colleghi direttamente in situazioni concrete e facciano formazione, non solo su aspetti legati naturalmente alla protezione dei dati, ma anche all'approccio didattico, a tutte quelle dimensioni che ruotano attorno all'implementazione del digitale all'interno della formazione. Grazie mille Giuseppe, il tempo passa velocemente, quindi ho scelto un'ultima domanda posta da Andrea, che adesso vi mostro, che in realtà si presta come scivolo per invitare i nostri ospiti a formulare un'ultima riflessione, perché introduce l'aspetto umano di tutto quello che abbiamo parlato, tecnologico, legale, che forse è l'aspetto più importante, che dice Andrea, si sente sempre parlare di grandi progetti, idee, però poi alla fine siamo umani, siamo vulnerabili e lui dice, aggiungo anche facilmente vulnerabili, la privacy più la creiamo, più invogliamo malintenzionati a tentare di accedervi, quindi è un po' il gatto che si morde la coda, qualcuno potrebbe dire, i buoi sono già scappati dal recinto, i nostri dati ormai sono già fuori da tutti i social media, da tutte le piattaforme, quindi questa legge sembra un po' rincorrere queste situazioni. Allora, in conclusione, vi chiedo una vostra riflessione pensando proprio all'aspetto umano, a quello che sarà il mondo pensando all'uso della tecnologia. Ai docenti che dovranno un po' cambiare il loro modus operandi, adattandosi a volte su delle nuove regole e con un po' di resilienza e agilità e andando a cercare nuove opportunità che arriveranno appunto in questo ecosistema digitale che avete tutti menzionato in continua evoluzione, partendo dal presupposto che la sicurezza delle informazioni sarà determinante, quindi a volte il prezzo da pagare sarà un po' imposta dalla sicurezza a cui tutti noi dovremmo stare, però l'affetto, il fattore umano sarà determinante. Allora, in ordine per chiudere, vorrei chiedere una riflessione a Nicolà, a Giuseppe e poi a Daniele Parenti nella figura di direttore del CERD. Alors, un peu de manière provocative, je vais dire, si je suis un petit peu le raisonnement d'Andrea, c'est abandonnons nos données à Big Brother, à le Grande Fratello, comme j'ai entendu, et puis, ben voilà, on abandonne le terrain. Moi, je ne crois pas à cette. Je suis pas d'accord avec cette vision. Je pense que Internet et les technologies évoluent aussi. Actuellement, il y a beaucoup de discussions qui se font, par exemple par Tim Berners-Lee, le fondateur du web. Il y a des réflexions qui se font en termes de sécurité de l'information et de la protection des données pour mettre en place des outils qui permettent d'utiliser des technologies numériques de manière simple, facile à utiliser, tout en permettant la sécurité de l'information et de ne pas nous vendre tout simplement à des grandes multinationales. Je suis peut-être un petit peu naïf ou optimiste, mais des tentatives existent, j'y crois fermement, et je pense qu'on doit continuer à se battre dans ce sens-là pour que notre droit constitutionnel à l'intimité, à la privacy, continue d'être au centre des préoccupations des technologies numériques. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Je sais que beaucoup de gens sont découragés et pensent plutôt qu'on doit abandonner. C'est vraiment pas du tout ce que je pense. Grazie mille Nicolà. Giuseppe? Io vorrei guardare un po' il bicchiere mezzo pieno e uno sguardo ottimista nei confronti del futuro. È chiaro che il digitale ha detonato all'interno della società e ha aperto un vaso di Pandora, sicuramente anche legato a tutto quello che è legato al mondo dell'informazione e dei dati. Proprio in questo senso, secondo me, va preso il lato positivo della questione nei termini che ci offre l'occasione di sviluppare una riflessione attorno
al rispetto della sfera personale. Qui ritorno a questa occasione educativa, ma anche per sviluppare una maggiore sensibilità in confronti a questa dimensione che comunque ci tocca anche nel quotidiano, anche quando non abbiamo a che fare col digitale. Quindi in qualche modo il digitale amplifica questa dimensione e ci dà l'occasione in un contesto formativo, educativo, di sviluppare una riflessione approfondita attorno a questo tema che ha sicuramente una dimensione etica che merita tutto il rispetto e tutta l'attenzione da parte della scuola. Grazie mille Giuseppe Lanfranchi. A chiudere Daniele Parenti, nelle vesti di direttore del CERT, quindi di chi guida il rapporto, la relazione scuola-tecnologia. Ma che dire, nel senso è chiaro che noi cercheremo di portare avanti quella che è la nostra missione, quindi il CERD nasce fondamentalmente non tanto per offrire dei servizi, cose che chiaramente facciamo, ma infatti ci chiamano e ci chiamiamo un centro di competenze, quindi seguiremo in fondo un po' tutto questo percorso e questa evoluzione, mettendo al centro quelli che sono i bisogni della scuola, dei docenti, degli allievi, ed è per questo che ogni tanto, diciamo così, siamo anche un po' rigidi in queste scelte e dobbiamo esserlo, quindi continueremo a seguire questa evoluzione. Poi credo, e non voglio però ripetere qua quello che hanno detto Nicolà e Giuseppe, io credo che dobbiamo come società crescere e avere fondamentalmente un approccio e una relazione più sana nei confronti delle tecnologie, cosa che secondo me in questo momento abbiamo ancora poco. Quindi anch'io sono ottimista in questo senso, perché cresceremo sempre di più, e credo che da questo punto di vista le istituzioni ci aiuteranno ad avere così delle regole, dei paletti, noi e chi offre, coloro che sono chiamati ad offrire questi servizi. Un rapporto più sano con le tecnologie. Noi abbiamo sempre detto, sembrano degli slogan ma non lo sono, un rapporto che così ci porta anche ad integrare le tecnologie con strumenti tradizionali. Recentemente ci hanno chiesto se volevamo eliminare tutti i libri con i libri cartacei con degli ebook. Ecco, in questo senso ribadisco anche in questa sede che noi siamo per l'integrazione della tecnologia con gli strumenti tradizionali, cercando sempre di capire dove le tecnologie possono portare un valore aggiunto. Ecco. E questo è il nostro focus, questo è il nostro mantra: ricercare l'uso delle tecnologie laddove c'è un valore aggiunto dal punto di vista pedagogico didattico. In tante occasioni abbiamo visto l'uso delle tecnologie in quelle situazioni l'uso delle tecnologie non portavano a un valore aggiunto dal punto di vista pedagogico didattico, e lì senza mezzi termini diciamo che non ha senso usare le tecnologie. Vi parla uno che ogni tanto manda al diavolo, faccio outing le tecnologie e preferisco farmi un giro in bicicletta o in kayak senza nessuna tecnologia. Ecco, nel senso, adesso questa è una battuta, ma per dirvi che credo davvero che dobbiamo anche noi evolvere e avere un rapporto più sano con questi mezzi. Grazie mille Daniele Parenti per aver chiuso e completato questo webinar. Avete visto, il tema è complesso, la nuova legge sulla protezione dei dati
è prevista per l'estate del 2022. Questi sono solamente spunti, ce ne sono molti altri che non vale la pena trattare da un punto di vista tecnico perché bisogna prendersi il tempo per conoscerla con i tempi, con i modi e portarla nella propria realtà didattica attraverso il confronto. Ripeto, la scuola non è un'azienda che ha degli altri tempi, delle altre motivazioni, delle altre regole di impiego. Per cui io innanzitutto vado in ordine, a nome del gruppo Cybersicuro del Canton Ticino, vi ringrazio per essere stati con noi in questo webinar. Vi ricordo che sarà possibile visionarlo nei prossimi giorni sul sito www.cybersicuro.ch, al quale verrà posto anche una sorta di manifesto dove troverete la definizione ufficiale di dato personale, secondo la nuova legge di trattazione del dato, e una riflessione fatta dai nostri tre ospiti che possa rimanere come fil rouge, come guida in questo viaggio che ci porterà all'estate del 2022. Con grandissimo piacere ringrazio i nostri tre ospiti per i loro contributi, le loro riflessioni. In ordine Daniele Parenti, direttore del CER, del Centro di Risorse Didattiche e Digitali del Canton Ticino. Grazie, grazie a tutti per l'attenzione. Giuseppe Lafranchi, coordinatore del settore scuola e digitale del CER, responsabile delle piattaforme didattiche. Grazie anche da parte mia, un caro saluto a tutte e a tutti. E in particolare per essere stato con noi in Ticino, anche se da Friburgo, Nicola Martignoni, anche per lo sforzo di aver insomma seguito tutto il webinar in italiano, lo ringrazio molto, già direttore del FreeTIC di Friburgo fino al 2017, precursore a livello federale nel campo dell'integrazione delle tecnologie dell'educazione, oggi docente di informatica al Liceo di Friburgo e coordinatore della comunità Moodle, quindi una piattaforma nella scuola molto molto importante. A tutti voi davvero grazie mille e ripeto, dai prossimi giorni potrete rivedere questo webinar. Grazie e buona continuazione di serata.